Allora, se siete d'accordo, abbiamo già 80 persone collegate per ascoltarvi. Quindi, se siete d'accordo, inizieremo la vostra conversazione. Certo, noi siamo Allora, pronti. Sapete come abbiamo condiviso il mio ruolo, sono il direttore del centro studi, ma il mio ruolo è portare i saluti e i ringraziamenti del presidente, del prefetto De Gennaro, a tutti voi che generosamente avete deciso di donare il vostro tempo a noi e ai partecipanti. Ringrazio il professor Battistoni per aver scelto la nostra piattaforma per fare questa conversazione e Vincenzo Manfredi che vi aiuterà nella conversazione. Ringrazio evidentemente il dottor Bono, che è anche, come dire, un socio importante per il centro studi. Ringrazio il professor Profumo, ringrazio Monsignor Della Vite che ci dedica il suo tempo e davvero vi siamo molto grati per la vostra generosità a darci questo tempo. Sono già 90 le persone che sono collegate in questo momento, quindi a soli 4 minuti dall'inizio della conversazione. Ricordo solo una opportunità che utilizzando il Q&A, quindi il tasto, le persone che vi ascoltano potranno fare delle domande, poi magari con Vincenzo ogni tanto ci interfacceremo per scegliere quelle diciamo che possono essere più utili al fluire della conversazione. Grazie ancora, grazie molto da parte di tutti noi. Grazie. Grazie, grazie Carlotta, che ringrazio molto. Ringrazio il presidente De Gennaro e Carlotta Ventura per averci dato l'opportunità di essere qui insieme a voi questa sera. Ringrazio anche la FERPI, la Federazione Relazione Pubblica Italiana, di cui mi onoro di far parte, per aver collaborato all'organizzazione di questa web conference, in particolare la delegazione FERPI Lazio. Carlotta ha già introdotto i nostri ospiti, e quindi a me resta il compito di introdurre gli argomenti. E questo vuole essere un incontro come un esercizio di riflessione e di indagine intorno ad un nuovo modello di sviluppo che nasce da studi e valutazioni scientifiche per tradurre la sua vocazione dottrinale in una nuova visione sistemica, pragmatica e percorribile, al fine di contribuire al disegno del futuro che abbiamo preso in prestito dai nostri figli. La crisi che ci ha colpito è senza precedenti. La gravità dell'impatto di questa emergenza sull'economia e sulla salute pubblica ha messo in pericolo l'esistenza di milioni di persone in tutto il mondo ed è costata la vita a tanti altri. Una crisi asimmetrica, le cui conseguenze sull'economia sono ancora indeterminate. Basti pensare agli ultimi dati dell'OIL, che indicano in più di 250 milioni di disoccupati nella crisi post-Covid-19. Ma il mondo sembrava già essersi smarrito prima della pandemia e oggi, dopo tanto dolore e caos, l'alba di una nuova normalità ci sollecita ad interrogarci sulla necessità, prima di tutto, di un nuovo modo di stare insieme, di un nuovo approccio per la determinazione della scelta pubblica, di un governo delle relazioni che sia realmente capace di gestire le interdipendenze fra la vita delle persone e la complessità dei sistemi che abbiamo creato e che siamo chiamati insieme a ridisegnare. E oggi, in qualità di tessitore sociale, mi onoro di essere testimone, di questo evento e di moderare appunto questo incontro per consentire lo sviluppo di una comunicazione strategica. Abbiamo visto quanto sia importante il governo delle relazioni a fronte di una comunicazione che può arrivare anche ad invalidare le scelte e le politiche pubbliche. La comunicazione istituzionale e le relazioni pubbliche consentono l'assimilazione di scelte strategiche e di disposizioni non sempre condivisibili, ancor di più come è accaduto in fasi particolarmente delicate, dove la libertà individuale e costituzionalmente garantite, declinate in una normalità, subiscono limitazioni a favore dell'interesse pubblico. Ed è quindi proprio sulla definizione di questa normalità che chiedo al dottor Battistoni. Lei ha coniato il titolo di questo nostro incontro, L'alba di una nuova normalità. Cos'è la normalità e quale posto ha nella definizione del suo modello di sviluppo? No, non mi fa cliccare, no, non mi fa cliccare. Pronto? Ti sentiamo. Ok, ringrazio anch'io, faccio i ringraziamenti, ringrazio ovviamente per la disponibilità ad organizzare questo evento. Fare il... Ok.
da parte del Centro Studi Americani, nelle persone del Presidente ovviamente Gianni De Gennaro e della direttrice la dottoressa Carla Ventura. E poi ovviamente devo fare un ringraziamento, sono lieto e onorato di condividere questo momento di confronto con il dottor Giuseppe Bono, con il Monsignor Giulio Della Vite e il professor Francesco Profumo, che in questi mesi hanno condiviso con me alcune riflessioni. Brevemente, abbiamo capito tutti che siamo qui riuniti dopo un periodo che ha messo dura prova il nostro paese, che lo sta mettendo ancora a dura prova, dopo uno shock che indipendentemente dalla genesi ha prodotto sicuramente uno stress patologico, lo possiamo chiamare, per la nostra società. Quindi quello che mi sono posto è che oggi siamo a un bivio che diversamente dal passato, questa volta abbiamo il compito non più di ricostruire case o palazzi come dopo un terremoto, dopo una guerra, cosa di cui, dico sempre, l'uomo antropologicamente ormai è preparato, ma abbiamo un compito più arduo, è quello di ricostruire l'intangibile, cioè ovvero ristabilire quelle relazioni e le interrelazioni con le persone che sono la base della coesione sociale, che in questo momento addirittura sono state minate, in questo caso da un virus invisibile che ci pone in uno stato di assedio, che ha portato addirittura alle limitazioni delle nostre libertà. Quindi il lavoro fatto nel passato, nella mia attività di docente, ma poi di funzionario di un'amministrazione pubblica, nella costruzione delle politiche pubbliche, mi ha portato a pensare che questo bivio è il futuro, quindi un'altra. Il mio primo scritto parlava di un'altra normalità. Oggi qui io parlo di una nuova normalità, perché penso che dipenderà dalle scelte che noi facciamo in questi giorni, in questi mesi, e i nostri figli, e le nostre generazioni, poi sono i portatori delle nostre scelte, potremmo dire di essere all'alba di una nuova e quindi auspico migliore normalità. Perciò la richiesta mia è un po' di partire da questo tavolo di confronto in maniera pragmatica. Non credo che ci sia più il bisogno di contributi dottrinali o didattici, ma dobbiamo porre in campo un po' un tema del pragmatismo delle politiche pubbliche, e quindi si ha il dovere di mettere in campo delle ipotesi per la ripresa che devono fornire, io la chiamo una lettura traducibile in effetti concreti, non più rimandabili, e quindi ancorati a un concetto di tempestività e di urgenza dell'azione. Questo perché? Perché per tutti noi è stato chiaro le analisi delle curve e delle fluttuazioni economiche e finanziarie che negli ultimi anni abbiamo visto e studiato, dovute al contenimento necessario della spesa pubblica, fatta ancora oggi però con tagli lineari, per lo più con tagli lineari, che non hanno prodotto poi quegli effetti positivi e significativi che ci si aspettava, né in termini di crescita né in termini di stabilità. Questo è il punto centrale per cui sono giunto alla convinzione che occorre fornire un nuovo metodo a sostegno di questa nuova normalità per una ripresa fortemente resiliente, nel termine di resiliente, ma di replicabile, quindi scalabile, fino a diventare un modello che porta alla durabilità strutturale del sistema economico. L'ipotesi che voglio condividere sono quelle di una crescita strutturale che vanno concepite partendo già dal invertire il paradigma temporale, ovvero sono giunto alla conclusione che sia necessario ridisegnare delle strategie di sviluppo non più partendo dal presente verso il futuro, ma invertendone la progettualità dal lungo al medio e al breve termine. Perché se è ben chiaro l'obiettivo del lungo termine, cioè quello di qual è il nostro futuro che noi desideriamo, quindi la strutturabilità, cioè nel senso l'intervento strutturale, che poi diventa quindi non solo un'occasione puntuale di un periodo, di un momento, ma diventa quello del breve e del medio termine, dove nel medio possiamo mettere in campo quei fattori di realizzazione e di attuazione delle azioni mediante un sistema di monitoraggio che in qualsiasi momento ci può permettere di riequilibrare, di riindirizzare e riorientare il nostro percorso delle nostre politiche. Perché bisogna ricordare che un futuro, per essere sostenibile, deve essere per prima cosa percorribile. Quindi una politica economica concepita non più in modo lineare,
ma disegnato da una circolità sistemica. E quindi bisogna partire dal principio armonico dal quale fa scaturire tutto l'operato pubblico, che è il perseguire il benessere come principio, come politica e come focus da realizzare. Un concetto di benessere, e quello è il termine, l'obiettivo è quello di rivalutare il benessere dell'individuo nel rispetto poi del benessere della collettività all'interno, verso dove portare le politiche pubbliche. Quindi direi che per concludere la prima parte, il benessere è quel elemento ispiratore, generatore della progettualità mediante delle funzioni che partono da una visione integrata delle azioni pubbliche e che mirano a generare prosperità e vigore, soprattutto accessibili a tutti. Quindi noi solo se percorreremo una strada rivolta al benessere potremo pensare di ridurre la spesa pubblica sociale nell'ambito del welfare sociale e quant'altro. E con un ultimo punto, voglio fare una citazione che poi è anche il motivo che mi trova molto orgoglioso di aver qui al tavolo Monsignor Della Vite, e ho letto con piacere l'ultimo libro, che in realtà volevo citare qui una frase che poi mi ha posto nella giusta strada nella rilettura e riscrittura della piramide dei fabbisogni dell'uomo di Maslow, che è un po' è il cuore di questo modello, e la frase è la seguente: nascono riflessioni interessanti quando si osserva con attenzione un gregge stanziale. Ciò che muove il gruppo è l'egoismo dei singoli, il gregge non è sinergia, è egoismo organizzato. La cito perché dalla lettura di tutto il libro, ma soprattutto in alcuni passaggi, ho potuto capire come rivedere un po' la piramide di Maslow, e quindi giustamente si parte dai fabbisogni primari dell'uomo, da questi si giunge al benessere individuale, cioè l'autorealizzazione, ma non è il punto di arrivo della piramide, ma il punto di arrivo deve essere una privazione in qualche maniera di una parte del nostro benessere individuale per rivolgerlo al benessere collettivo. E questo strato del benessere collettivo è lo strato su cui si deve fondare uno Stato, che è la matrice della coesione sociale, più come livello primo da mettere in sicurezza con le politiche pubbliche. Da qui il modello prevede appunto l'individuazione di 7 ambiti strategici che devono essere messi in sicurezza per arrivare poi a una equa distribuzione delle risorse in un approccio etico e rivolto verso una coesione armoniosa, dove quello che stiamo studiando assieme ad altri collaboratori considero l'innovazione come un parametro quantitativo determinabile e ponderabile, dove abbiamo definito un differenziale, un RRP, in grado di calcolare le risorse che devono essere messe a disposizione nella fase preventiva per un benessere individuale. Quindi questo è un po' in sintesi il cuore che porta a passare da una concezione della costruzione delle politiche di tipo lineare a un modello circolare, o come a me piace definirlo, a modello sferocentrico, in una visione solida e quantistica. Io chiuderei la mia prima parte e lascerei la parola al moderatore. Grazie dottor Battistoni. Vorrei chiedere, anche alla luce dell'introduzione da parte del suo primo intervento del concetto di benessere, vorrei chiedere al dottor Bono, negli ultimi mesi, anche durante la pandemia, Fincantieri è riuscito a realizzare il Ponte di Genova insieme a Salini in Pregilo, ha vinto un'importante commessa navale, in sostanza non si è fermata o si è fermata solo in parte. Alla luce del rinnovato modello mostrato dal dottor Battistoni, come pensa di poter implementare il modello del benessere degli individui e in generale come pensa possibile declinarlo per traghettare Fincantieri anche in nuove forme organizzative nel futuro? Bene, naturalmente, come dire, sul piano etico condivido al 100% quello che ha detto Battistoni. Però poi, come sempre capita, dalla poesia bisogna passare alla prosa, e la prosa è un po' diversa. Allora, la prima domanda che ci dobbiamo fare è se
ancora è necessario che per distribuirla la ricchezza va prodotta, perché sento molte voci in giro in questo periodo qui che sembra che la ricchezza si produce da sé. Non è così. La ricchezza qualcuno la deve produrre e poi la deve distribuire. Noi per anni in Italia abbiamo prima distribuito e poi prodotto, e quello che è prodotto non è stato sufficiente a compensare quello che abbiamo distribuito. Da qui l'enorme debito pubblico che tramanderemo purtroppo ai nostri figli e ai nostri nipoti. E quindi il modello di sviluppo intanto deve partire dal modello con cui si produce la ricchezza. Abbiamo vissuto diversi periodi, oggi forse ci può essere un periodo, come diceva una sua bella prosa Einstein, che nei periodi di crisi si sviluppa di solito creatività e capacità di intravedere un nuovo futuro. Ecco, però al di là di questo che tutti ci poniamo come obiettivo, cioè di immaginare un futuro diverso, bisogna partire dal fatto che comunque i beni qualcuno li deve produrre. Per produrli c'è necessità del lavoro, quindi del lavoro c'è necessità che l'uomo, il benessere e la sua dignità la deve raggiungere sul lavoro e con il lavoro. Un lavoro che sia accessibile a tutti, che sia fatto in piena sicurezza, con tutte le modalità possibili e immaginabili. La tecnologia ci aiuta, però non possiamo fidarci completamente della tecnologia. Nessuno, io penso, che avrebbe mai immaginato che i progressi tecnologici che stiamo facendo tutti quanti nel mondo non ci avrebbero consentito di poter combattere il virus. Questa è una realtà sulla quale noi dobbiamo ragionare, cioè noi abbiamo sviluppato tecnologie fondamentali, importantissime, però poi di fronte a un incidente della natura siamo lì tutti qua, tutto il mondo incapace di trovare un rimedio. Questa è la realtà. L'unico rimedio che abbiamo trovato è quello che c'era ai tempi della peste: stai a casa. Ecco, questo ci deve far riflettere sulla tecnologia, se la dobbiamo, come dire, spingere ancora sul fronte della produzione, o la dobbiamo spingere anche sul fronte più ampio, che è quello che io adesso vorrei introdurre, sul più ampio della cultura. Tenendo conto che è probabile che nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico, l'innovazione ci porterà a una situazione nella quale molte delle produzioni tradizionali verranno effettuate non più dalle persone, ma da robot e intelligenza artificiale. Tutte queste cose qui di cui noi ci doteremo sicuramente nel prossimo futuro. È un bene o un male? Da un lato è un bene, perché comunque la ricchezza verrà prodotta forse di più di prima, e quindi c'è più ricchezza da distribuire. Dall'altro però, come introduco quest'altra mia riflessione sulla cultura, come governiamo questo nuovo mondo? Come governiamo queste nuove tecnologie? Come governiamo la massa di persone che magari perderà il lavoro, quel lavoro, però potrebbe essere, come dire, in qualche modo compensata, perché la maggior produzione potrebbe essere in parte distribuita? Ma vogliamo avere veramente una massa di persone che vive di sussidi? Beh, insomma, io credo che nessuno se lo può permettere. Anche se la società potesse permettere di mantenerli, beh, il mondo perderebbe molte coscienze, perderebbe molte intelligenze. Quindi questo è un altro dei problemi fondamentali. Il benessere delle persone in futuro non si misurerà più, secondo me, solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista di poter svolgere un lavoro che sia consono, che non sarà quello del passato, consono a quella che è le proprie possibilità.
Allora che cosa immagino io? Che questo dovrebbe essere un momento in cui ci va proprio, scusate se utilizzo un'espressione che non è stata fortunata nella storia, ci va proprio una rivoluzione culturale, ma una rivoluzione di quelle che ci fa ritornare in qualche modo a dare peso a quella che è la vita, ma soprattutto di dare la possibilità di esprimere a ognuno le proprie possibilità proprio di, e soprattutto di dare a ognuno la, come dire, di attribuire a ognuno la propria responsabilità. Se andiamo a vedere, soprattutto in Italia, questo è uno dei temi fondamentali. Abbiamo dimostrato in questo periodo qui che quando siamo chiamati poi per un evento esterno ci impauriamo e diventiamo responsabili. Quando sembra che si attenua, facciamo quello che è stato fatto ieri a Milano, i Navigli lì, e poi tutti quanti si stupiscono di quello che succede. Quindi questo è un altro di quei temi fondamentali, cioè responsabilità, responsabilità, responsabilità di ognuno. Questa rivoluzione che io immagino, questa rivoluzione culturale, deve portare proprio a questo, a governare, ad anticipare quelli che possono essere gli sviluppi tecnologici che vanno in questo senso governati, e una grande mobilitazione della coscienza delle persone per assumersi quella responsabilità che è necessaria in un paese che vuole effettivamente progredire e lavorare non solo per il presente, ma lavorare per il futuro. Ecco, l'accenno che lei ha fatto, però, Vincenzo, sul ponte di Genova, mi dà l'occasione per dire una cosa che secondo me anche questa è molto importante. Allora, sapete tutti che quando si parla di infrastrutture il paese va in ebollizione in un certo senso, no? Allora, si parla sempre di regole, si parla sempre di lungaggini, di compagnie. Allora, quello che noi abbiamo potuto vedere sono due cose che io vorrei sottolineare. Il commissario straordinario, sento dire prendiamo il modello Genova, non c'è un modello Genova. Il commissario non è che non abbia applicato delle regole, ha applicato quelle europee, che sono delle regole che dovrebbero essere comuni a tutti. Poi andiamo in Italia e le regole, quelle europee, le rendiamo regole italiane. E quindi pensiamo che mettendoci delle regole in qualche modo pesanti o penalizzanti, noi riusciamo a risolvere il problema della criminalità, dell'infiltrazione e compagnia. No, è un problema anche lì di responsabilità, non c'è niente da fare. C'è un problema culturale. La nostra organizzazione sociale da tantissimo tempo è tale che non ci porta a mettere una barriera a questi fenomeni criminogeni. Quando c'è stata la sollevazione del popolo, che è stata in alcuni periodi in Sicilia, si sono ottenuti dei risultati straordinari. Quindi regole sì, regole semplici e soprattutto regole che non diano adito a un'interpretazione successiva che in qualche modo ti dà ad attribuire delle responsabilità che tu non potevi prevedere perché la regola l'avevi interpretata nel modo che ritenevi corretto. Quindi meno discrezionalità, le regole semplici vuol dire questo. Questo porterà a meno burocrazia, su questo non c'è dubbio. Altra cosa è l'avere, lo dico perché siccome sono stato criticato quando ho detto che volevo entrare a fare il ponte, ecco, lo dico che noi è certamente molto importante che ci siano delle aziende che abbiano una capacità organizzativa che possa eseguire queste opere nei tempi e nei modi giusti e nei costi giusti. Allora, che cosa avevamo noi per dire che potevamo fare il ponte? Sappiamo lavorare l'acciaio, se consideriamo che noi lavoriamo nel nostro gruppo all'anno circa 250.000 tonnellate d'acciaio, il ponte di Genova ne rappresenta più o meno 17-18 mila, quindi abbastanza modesto come tipo di utilizzo di acciaio.
però quello lo sapevamo fare. Ma quello che sappiamo fare più di tutto è di essere una grande società di ingegneria e di project management. Cioè noi sappiamo progettare e sappiamo fare l'execution. E questo ci ha consentito, malgrado il coronavirus, malgrado tutto, di fare il ponte nei tempi giusti. Non vorrei ancora sottolineare, ritornando anche rifacendo a quello che dicevo prima, per la prima volta abbiamo ottenuto che tutta la città di Genova si è stretta intorno a questa opera e quindi non ha, come dire, non ha posto ostacolo alla realizzazione dell'opera come succede in altre occasioni. Quindi va la mobilitazione, questa che l'avevo chiamato rivoluzione culturale, è una rivoluzione che deve partire dal popolo, da tutti noi. Naturalmente la classe dirigente deve indirizzarla in questa direzione, perché se non lo indirizza nella direzione di mobilitazione morale e di partecipazione al bene collettivo, beh, secondo me andremo male, più male in futuro. Lo dico con molta preoccupazione, perché sento molto che cioè adesso apriamo il bottone della luce e tutto ritorna come prima. Non è così. Oggi il presidente degli industriali veneti, sapete che Veneto è stato uno dei primi che ha spinto per le riaperture, si è accorto e dice ma guardate che il prossimo trimestre sarà peggio di questo con tutto che siamo aperti. Ecco, quindi di questo parliamo. Il prossimo trimestre, l'altro trimestre sarà ancora peggio. Ci andrà una grande mobilitazione per la ripresa. Anche qui con modalità, secondo me, del modello industriale, produttivo del paese che tenga conto di tutte le risorse che noi possiamo sfruttare. Non è possibile, voglio dire, che noi non abbiamo le derrate nei campi e nessuno le va a raccogliere. Questa è una cosa immorale. Immorale non solo per i poveri, perché mi viene da ridere che dobbiamo portare certamente gli immigrati, ci sono, li dobbiamo utilizzare, però immorale anche per il popolo. Cioè io ricordo quando eravamo ragazzi, eravamo studenti d'estate, per prenderci qualche soldo andavamo ad aiutare nei campi e ci davano qualche soldo. Quindi non ho capito perché i giovani oggi questo non lo devono fare, perché magari vanno dal nonno e si fanno dare i soldi per fare l'aperitivo. Grazie dottor Bono. Quindi benessere raggiungibile attraverso una rivoluzione culturale, crisi, creatività e necessità, possibilità di creare un nuovo futuro. Monsignor Della Vite, di fronte a tanto dolore e anche sulla base del discorso del dottor Bono, anche a tanta irresponsabilità, ma il dolore che in tutto il mondo c'è stato a causa della pandemia, che fra l'altro poi ha colpito particolarmente la sua diocesi, lei ritiene che il modello basato sul benessere degli individui possa anticipare le crisi o almeno mitigare gli effetti o comunque diffondere maggiore responsabilità? E poi i temi cari a lei, che anche il dottor Battistoni riportava del suo ultimo libro, la leadership, la responsabilità di gestione, le strategie complesse e condivise, come possono essere coniugate con la ricerca interiore? Immagino il rapporto che necessariamente deve esserci fra una formazione al saper fare, ma anche al saper essere. Don Giulio? Ha il microfono in muto. Okay. Eccomi, grazie e buonasera a tutti. Grazie della sollecitazione e partivo da una realtà. Qua noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle il mancare il fiato. Abbiamo visto negli ammalati, abbiamo visto gente morire perché gli mancava il fiato, abbiamo visto i familiari che avevano le persone in ospedale non sapevano nulla, che mancava il fiato, alla società è mancato il fiato, alla città è mancato il fiato, e abbiamo vissuto fondamentalmente quella che potrebbe essere definita una shut-in economy, una economia che ti fa mancare il fiato, perché così così eravamo. Cioè il virus è diventato a un certo punto uno specchio di quanto eravamo.
perché mi riallaccio a quello che hanno detto i miei saggi predecessori nella riflessione. Parto da una battuta, cioè la ricchezza va distribuita o la ricchezza va prodotta? C'è prima l'uovo o la gallina? C'è la necessità che l'uovo o la gallina entrino nel piatto di qualcuno, perché la ricchezza va usata, va mangiata, deve arrivare alla gente. E questo è il terzo passaggio essenziale. Cioè, lo stare a adesso, la grande provocazione, è quella tale per cui che una ricchezza distribuita o prodotta sta dando la paura di non arrivare più a terra, di non arrivare più alle famiglie. E in questo momento l'uovo o la gallina non c'è nel piatto, stiamo discutendo sull'uovo o la gallina, ma non si mangia né l'uovo né la gallina. E questo ci provoca, anche perché in una situazione come questa di mancamento di fiato dell'economia, mancamento di fiato dello Stato, mancamento di fiato della società, l'unica situazione che ha retto, se ci pensiamo bene, è stata la famiglia. Sono state le case, sono diventate le chiese, perché le chiese erano chiuse, sono diventate le scuole, perché le scuole erano chiuse, sono diventati i parchi pubblici, perché non c'era niente. Cioè l'isolamento nella casa, con tutti i problemi annessi e connessi che questo può aver creato, però ha detto che in una società, in una struttura di mancamento di fiato, l'unico polmone, l'unica boccata d'ossigeno che ancora resisteva era la famiglia, la casa. E paradossalmente, secondo me, questa pandemia è stata un'accelerata sulla nostra realtà, perché noi ci siamo trovati in una economia, in una gestione della realtà, in una gestione della società, dove continuamente progredivamo con un'evoluzione lineare costante e forte. Di colpo il virus ci ha portato in pochi giorni a una evoluzione esponenziale. Mi spiego meglio. Se io dico in evoluzione lineare che faccio 20 passi al giorno, mi ritrovo 20 passi più avanti. Se lo dico in evoluzione esponenziale, 20 passi mi ritrovo in Francia. Ma paradossalmente l'evoluzione esponenziale mi ha portato in casa mia. Il virus, paradossalmente, non lasciandomi uscire, mi ha riportato dentro. L'evoluzione esponenziale, ecco allora l'economia circolare che diceva prima il dottor Battistoni, questa evoluzione esponenziale in avanti in realtà è tornata all'interno, e all'interno della famiglia, all'interno di se stessi. E allora, fondamentalmente, secondo me, la sfida etica, la sfida culturale che c'è in questo momento, è vero che è quella del benessere, ma è quella di essere bene più che benessere, perché noi ormai abbiamo identificato il benessere con una fascia di sussistenza medio-borghese. Questo non è il benessere, questo è una parte del benessere, è uno strumento del benessere. La sfida culturale è quella di essere bene. È curioso che noi ci ritroviamo adesso a vivere quello che Schumpeter, questo economista che nel 1932 lascia la Germania e scappa in America e definisce la tirannide che sta nascendo col nazismo e tutto quello che sta succedendo tra le due guerre come distruzione creativa. Il virus fondamentalmente ci rimette in questa situazione, in una distruzione creativa, dove ognuno di noi deve a questo punto, e questo Bergamo lo sta vivendo, cioè di dire, quando si dice tutto non sarà come prima, è vero, perché Bergamo in questi giorni fa fatica a uscire per strada, perché si rende conto che tutto non sarà come prima. È una distruzione creativa, ma si vuole essere diversi. E innanzitutto ti fa capire che se qualcuno non ha capito questo, almeno sei legittimato a farlo fuori, anche a isolare determinate persone, perché se qualcuno ti dice che questo non è vero, hai anche legittimato chi ha capito o no la realtà e chi capisce o no la realtà. Però questo è per dire che ciò che ci interpella è questo benessere. L'uomo è sempre avanzato nella società e nell'evoluzione dell'uomo
con dei passi cercando un benessere concreto che diventava però un essere bene se stesso. L'uomo diventa erectus quando comincia a distinguersi dagli animali, diventa faber quando comincia a capire che può costruire qualcosa e migliora, diventa sapiens quando comincia a dire che quello che costruisce lo può anche descrivere e insegnare e comunicare, diventa sapiens quando quello che ha costruito, insegnato, lo riesce a vendere e diventa homo economicus. Noi eravamo arrivati pensando che il massimo dell'evoluzione dell'uomo era l'homo economicus. Ora questo virus ci ha fatto fare un'evoluzione dell'uomo. Io credo che l'uomo adesso abbia davanti come prospettiva quella dell'homo felix. L'uomo felix, a me piace questa idea, che non è l'uomo felice, l'uomo del benessere, ma felix in latino significa fertile, cioè abbiamo davanti un campo arido. L'aridità del virus, dobbiamo rendercene conto che sarà un'aridità sociale, un'aridità economica, un'aridità lavorativa, un'aridità di povertà, un'aridità di relazioni, un'aridità di ferite umane e psicologiche che questo comunque virus porta anche dentro le persone. E su questo si può piantare qualcosa, però per far germogliare qualcosa bisogna rimboccarsi le maniche e smuovere la terra. È un impegno enorme che ci darà, come diceva anche il dottor Bono prima, ci darà l'impegno di una rivoluzione culturale in cui non possiamo pretendere che sia il governo che dica perché per legge si toglie la povertà. La povertà non sarà mai tolta per legge. Qualsiasi sia la possibilità che il governo dia, la povertà si toglie nel momento in cui una società o uno Stato permette appunto alla ricchezza di arrivare in mano a una famiglia che può coltivare il suo orticello, in questo senso, prendere in mano quello che è il lavoro appunto consono per sé, e questo diventa la nuova tecnologia che parte appunto dal piccolo per rimettere in discussione quello che esattamente è una distruzione creativa, perché siamo distrutti, qui noi lo proviamo, siamo distrutti emotivamente e siamo distrutti anche societariamente, ma da qua si può ricostruire e rinascere, io credo. Grazie Don Giulio, grazie molte. Felix, fertilità contro l'aridità in tutte le sue sfaccettature. Professor Profumo, per definire questa fertilità, lei dal suo osservatorio, dal suo ruolo centrale nella definizione delle politiche economiche del nostro paese, noi sappiamo che questo sistema, come diceva Don Giulio, il sistema per essere rinnovato, per essere una rivoluzione culturale reale, deve essere scalabile e replicabile. Ed è fondamentale quindi investire nel capitale umano, che resta la nostra principale ricchezza. Qual è, secondo lei, il metodo più efficace per rinnovare la competenza e le competenze e dare luogo quindi ad un nuovo rinascimento? Professore, hai il muto. Grazie, mi associo ai ringraziamenti di chi mi ha preceduto. E io credo che la risposta alla sua domanda abbia un'origine, che i nostri sistemi di educazione sono strettamente connessi alla rivoluzione industriale entro il quale vengono sviluppati. Forse noi lo sappiamo, no? Una prima rivoluzione industriale è stata tra la fine del Settecento e l'Ottocento e l'elemento caratterizzante fu il vapore. Una seconda tra l'Ottocento e il Novecento e la caratterizzazione fu l'energia elettrica. Poi tra il Novecento e il 2000 la rivoluzione industriale fu l'automazione. E adesso pensavamo di essere arrivati alla quarta rivoluzione industriale, in cui c'è il tema della cibernetica, il fatto che alcune funzioni
del cervello possono essere sostituite dalle macchine. Nelle rivoluzioni precedenti noi avevamo che i muscoli erano stati sostituiti da forme diverse di energia. Per la prima volta ci troviamo di fronte a questo che è un tema completamente diverso e che ha una caratterizzazione che ci impone di fare una riflessione molto più profonda. Ebbene, in questo percorso noi abbiamo un sistema scolastico che è ancora figlio della seconda rivoluzione industriale. La nostra scuola, molti di voi lo ricordano, è ancora quella dove siamo andati. I nostri banchi di scuola sono ancora quelli con la formica verde, le aule sono chiuse, gli spazi sono ristretti. Ebbene, c'è una stretta analogia tra il modello di scuola e il modello di fabbrica. Nella fabbrica entrano le materie prime, nella scuola entrano i bambini. Nella fabbrica abbiamo gli operai che trasformano le materie prime, nelle scuole abbiamo gli insegnanti che trasformano la conoscenza dei bambini. Nelle fabbriche il prodotto finale è un prodotto industriale, nelle scuole il risultato finale è la conoscenza. Ebbene, nelle rivoluzioni precedenti, nelle rivoluzioni industriali precedenti, abbiamo avuto una stretta connessione tra la durata della rivoluzione industriale e la durata della conoscenza. Pertanto, nel modello in cui noi siamo cresciuti, noi abbiamo avuto che la scuola è stata sufficiente a trasferire a noi la conoscenza per tutta la nostra vita. Questo non è più vero. Noi abbiamo avuto questa accelerazione, che è un'accelerazione che porta ad un invecchiamento precoce della conoscenza. Significa che il modello industriale della nostra scuola, noi siamo andati a scuola per 18 anni o 21, 22, se abbiamo fatto un dottorato, e quello è stato sufficiente per tutta la vita. Ebbene, nella rivoluzione industriale dove ci troviamo oggi, questo non sarà più possibile. Noi avremo bisogno di andare a scuola in una prima parte della nostra vita, dove soprattutto impareremo ad imparare. E poi questi strumenti, che sono degli attrezzi, li porteremo nello zainetto della nostra vita, perché dovremo tornare a scuola tante volte nella vita, perché la nostra conoscenza sarà invecchiata precocemente e avremo bisogno di rigenerare le nostre competenze. Quante volte? Probabilmente la fase di invecchiamento della conoscenza sarà inferiore a 10 anni. Vuol dire che nella nostra vita dovremo andare a scuola, ritornare a scuola almeno 6-7 volte. E ciascuna transizione, se noi non avessimo gli attrezzi che abbiamo acquisito nella prima fase della nostra fase educativa, probabilmente sarebbe uno sforzo troppo grande, non solo di tipo economico, ma soprattutto di tipo intellettuale, perché ci possiamo riagganciare ogni volta. Questo che sembra teoria, vorrei farvi due esempi in paesi evoluti, di che cosa significa e come le politiche del paese hanno anticipato questo problema. Il primo paese a cui vorrei fare riferimento è la Danimarca, dove da una decina di anni, ogni volta che nasce una bambina o un bambino, nello zainetto della vita vengono posti un certo numero di voucher per la formazione durante la vita dell'essere umano. E naturalmente questi voucher potranno essere complementati da altre risorse personali dello Stato, di privati, e possono essere utilizzati nel corso della vita
in una forma che può essere quella nostra tradizionale, cioè del modello industriale, oppure distribuiti nel corso della vita stessa. Teniamo presente che nel nostro caso, nello zainetto dei nostri bambini, fino ad oggi abbiamo messo circa 40.000 euro di debito. Probabilmente dopo questa crisi saranno molti di più. Allora, quello è un paese dove attualmente la qualità della vita in termini di essere, di benessere, è una qualità estremamente elevata. Un secondo esempio che viene sempre dal nord Europa è la Svezia. In quel paese c'è da una decina di anni un accompagnamento alla fase di transizione da un lavoro all'altro. Questo è un tema che si sta proponendo in molti paesi del mondo. In alcuni sono stati trovati soluzioni che non sono strutturate, in altre la Svezia, forse il primo, ha definito un modello che credo che possa essere interessante. Gli attori della transizione sono quattro, e sono il datore di lavoro per cui sta lavorando il lavoratore stesso, lo Stato e i potenziali lavori che ci sono per il futuro del lavoratore stesso. Bene, la norma che fu fatta era che questa transizione avrebbe dovuto essere di 18 mesi come massimo. E in questi 18 mesi il salario della persona deve essere pagato dal datore di lavoro per cui la persona sta lavorando. La persona ci deve mettere il suo impegno, lo Stato deve fare una valutazione di quelle che sono le opportunità di lavoro in sviluppo e finanziare la formazione. Tutti e quattro i soggetti hanno uno stesso obiettivo, quello di creare delle condizioni di vita di qualità per la persona in transizione, possibilmente nel tempo più breve possibile. Ebbene, dai 18 mesi programmati come tempo massimo, il tempo medio sono di 120 giorni. Io credo che questi modelli ci possano rappresentare e possano dare una risposta a quello che sarà il tema del prossimo futuro, l'investimento nell'educazione delle nuove generazioni. Nel prossimo intervento proverò a declinare una modalità con cui questo possa avvenire. Grazie. Grazie, grazie molto professore. Vincenzo, Carlotta, posso? Sì, perché certo, prego. Intanto ci sono 130 persone collegate che vi ascoltano, volevo dirvelo. E poi sono arrivate alcune domande. Una è proprio per il dottor Bono e fa riferimento al tema della rivoluzione culturale di cui ha parlato nel suo intervento. La domanda è molto lunga, si pone qua il tema del ruolo dell'elite, se all'elite convenga questa rivoluzione culturale, e poi gli fa una domanda molto diretta, cioè chiede come si innesca, secondo il dottor Bono, una rivoluzione culturale, se si parte dall'economia, dalla società o dalla politica. È una sfida, come una tante sfida. Altre. Come tante altre. Intanto vorrei dire che alcuni esempi portati dal professor Profumo sono interessanti, ma si riferiscono a società molto piccole, con tante risorse, e quindi è facile fare delle scelte di un certo tipo. Allora, la dico in un altro modo. Io credo che il problema più importante per il futuro, sul quale nessuno mi pare che pone l'accento nel mondo, è come sfamare gli 8 miliardi di persone che abbiamo oggi e che tra pochi anni arriveranno a 10 miliardi. Cioè l'India nel 2026 si prevede che supererà la Cina per numero di abitanti. Allora, questa diventerà una bomba sociale, perché tutti, come dice Don Giulio, avranno diritto
avere il loro piatto di minestra, cioè che gli arrivi sul tavolo una parte della ricchezza. Sarà sufficiente? Non lo so. Allora, la prima rivoluzione culturale dovrebbe essere questa. Il primo insegnamento che ci ha dato e che ci dà il virus è che, pur essendo tutto il mondo in questo momento messo in una condizione, chiamiamola così, di così grave e quasi sconosciuta, impensabile situazione, nella quale con tutti i mezzi, tutti quanti, che tutti gli scienziati, tutte le tecnologie, tutti quanti stiamo lavorando, stanno lavorando per ottenere dei risultati, per sconfiggere, o peraltro oggi altri 243 morti in Italia, non è che abbiamo vinto tutto, no? Ecco, eppure non si riesce. Allora, il problema per il futuro, e lo dico perché non è una questione italiana, è una questione del mondo. Il mondo si dovrebbe mettere intorno al tavolo e ragionare su quelle che saranno e dovrebbero o dovranno essere le azioni per dare a tutti la possibilità di almeno di avere una vita un po' decente, un po' decente. Ecco, le disuguaglianze, io mi permetto di dire se ne parla tanto, però io credo che in questo momento nel mondo non c'è, c'è la minore entità di disuguaglianza di tutta la storia. Beh, insomma, oggi, malgrado quello che dicevo prima, cioè degli 8 miliardi o dei 10 miliardi che saranno di persone, una buona parte di queste hanno raggiunto un minimo di livello di sopravvivenza, cosa che nella storia non è stato sempre così. Allora, questo pone l'altro problema dell'elite. È un qualche cosa che, sulla quale dovremmo tutti quanti discettare e discutere. E dico questo, lo dico anche perché gli do così uno spunto al professor Profumo. Ecco, nel nostro paese, in modo particolare, abbiamo appiattito e quindi abbiamo trascurato la formazione dell'elite per avere un'elite di massa, chiamiamola così. Il problema è che non abbiamo l'elite e non abbiamo nemmeno la massa che è una cultura sufficiente per essere elite. Allora, volente o nolente, quindi Giulio ci dovrebbe spiegare, io non sono né un teologo, né sono un credente però. Perché siamo nati tutti in modo diverso? Allora, c'è quello che è più bravo. Io se avessi dovuto vivere facendo un lavoro manuale sarei morto di fame, perché non sono capace. Allora, c'è quello che invece è un grande artista, sa fare con le mani, sa fare tutto. C'è quello che invece è un pensatore, quello che immagina scenari, c'è quello che fa lo scienziato, c'è quello che è un cuoco importante nel mondo. Cioè, siamo tanti e ognuno di tanti siamo diversi. Allora, questa diversità la vogliamo ammettere oppure non la vogliamo ammettere? Perché quello che è successo in questi almeno 30 anni, che c'è la mia età, se vi ricordo tutti i passaggi, in questi 30 anni nel nostro paese non è stato altro che un appiattimento continuo. Cioè, e quante persone che avrebbero potuto dare di più non lo danno? E io non dico che quelle che possono dare di più poi devono usufruire di quel di più totalmente. No, io dico che chi può dare di più deve essere messo in condizione di dare di più. E una parte di quello che ha di più lo deve dare poi a quelli che non hanno questa capacità di dare di più. Se non partiamo da questi concetti, a mio avviso, noi torniamo sempre lì a fare delle questioni che non ci portano da nessuna parte. È tutto vero, però questa è la realtà. La realtà è che un modello di sviluppo che è diverso rispetto a quello che abbiamo visto al capitalismo, oggi ancora non l'abbiamo inventato, non c'è. Allora, dobbiamo rendere il capitalismo, come dire, più umano, come si diceva una volta ai tempi miei, più umano. Ma dobbiamo anche rendere ognuno responsabile di quello che è. Cioè, io
un veramente tanto rammarico, ho letto un sondaggio qualche tempo fa in cui i giovani, peraltro molti disoccupati, dai 25 ai 30 anni, ai 35 anni, solo il 5% diceva che si prefigurava una sua attività imprenditoriale nel futuro, cioè uno per creare ricchezza. Allora, se noi siamo a questo punto qui, vuol dire che l'altro 85% o 95% pensa di vivere non so come. Allora, io vorrei richiamare questo discorso qui, perché per me è un fatto morale. Ognuno di noi deve dare alla società quello che può dare, ma lo deve dare. Non è pensabile che una società possa vivere e dare a tutti quello che vogliono. Non è assolutamente nelle corde di nessuno fare una cosa di questo genere. Ma adesso avremo tutte le cose che giustamente, insomma, che dobbiamo rimettere in piedi il paese. Però io penso che non è solo una questione del paese, ma è una questione globale. Quindi, ecco, per noi ancora di più. Per noi abbiamo vissuto per anni con delle culture che hanno portato a un appiattimento totale della società. Cioè non c'è più quella dinamicità, quello stimolo. Ecco, se uno pensa a quello che abbiamo rappresentato nei secoli, e io non vedo più niente ormai, uno sembra che stia là aspettando che venga per un Don Giulio la manna come nel deserto, tutti quanti. No, la manna qualcuno la deve in qualche modo deve piantare l'albero. Allora, questo è, a mio avviso, per l'Italia il punto. Cioè ognuno deve dare al paese quello che può dare. Chi può dare di più deve dare di più, ma deve essere messo in condizione di dare di più. Chi può dare di meno, dia di meno e deve essere messo in condizione di avere una vita decente e dignitosa. Però tutti dobbiamo dare al nostro contributo. Non è pensabile che non sia così. Caro Francesco, se ti ricorderai, negli anni quasi 70, 70, 80, ci fu un dibattito in questo paese, perché nelle scuole la pratica che si stava instaurando era quella che tutti dovevano essere portati allo stesso livello. Poi a un certo punto ci si accorse che questa era una cosa che era dannosa per le persone, anche per i bambini, per tutto quanto, e si disse, dice, vabbè, ma se possono di più, perché li dobbiamo appiattire su quello di meno? Cioè, non voglio fare classista, però voglio dire, ognuno ha la propria responsabilità, quindi chi può dare di più deve dare di più, anche a vantaggio di chi può dare di meno. Però tutti dobbiamo dare e dobbiamo riconoscere che il mondo va avanti con le elite. Dappertutto nei secoli è stato così. A cominciare, caro Don Giulio, da Gesù Cristo. Gesù Cristo possiamo prenderlo come esempio di elite, perché ha dato un messaggio al mondo di fratellanza, di volemose bene, come dicevano. E questo è più. Le elite ci sono sempre state. E se non ci fosse stato Churchill in Inghilterra, l'Europa sarebbe diventata nazista. L'ammazziamo allora Churchill, oppure non ne vogliamo più? Non lo so, certamente non vogliamo Stalin e Hitler. Carlotta. Sì, eccomi. Grazie. Allora, c'è una domanda per il professor Profumo, che mi sembra particolarmente importante, perché parte dal presupposto che esiste una correlazione tra l'educazione prescolare, quindi 0-6 anni, e il benessere individuale ed economico e sociale dei territori. È uno studio di Harvard. La domanda è lunga, ma alla sintesi chiedono al professor Profumo, che è stato anche appunto ministro di istruzione, come giudica lo stato di attuazione del piano nazionale della scuola digitale. E si chiede se i 1.000 euro assegnati alla figura dell'animatore digitale siano sufficienti. Beh, innanzitutto credo che ormai sia acclarato che l'educazione 0-6, addirittura lo 0-3, è fondamentale per la crescita della persona.
in quella fase i bambini hanno una capacità di acquisizione di conoscenze che non hanno uguali nelle altre fasi della vita. Per cui certamente questo è uno dei temi che il nostro paese deve porsi. Voi credo che lo sappiate, che la fase prescolare è una fase in cui non c'è l'intervento del Ministero dell'Educazione nel nostro paese. E credo che questo sia un elemento sul quale una riflessione bisogna farla, oltre che la disponibilità di posti nelle scuole materne è inferiore al 30%, che significa che il 70% dei nostri bambini non hanno questa opportunità. Visto che una buona struttura la si costruisce partendo dal basamento, credo che questo sia un elemento sul quale fare una riflessione e sul quale probabilmente ridisegnare una parte del nostro sistema. Tenendo presente che abbiamo anche un'occasione quasi unica. Purtroppo voi, come sapete, la demografia è una demografia particolarmente negativa del nostro paese. Al 2050 perderemo circa il 20% della popolazione in alcune aree del paese, soprattutto al sud, e solo alcune limitatissime aree del nord avranno una crescita superiore allo zero. Allora abbiamo infrastrutture scolastiche in eccesso che potrebbero essere utilizzate parzialmente anche per disegnare un nuovo percorso dello 06 che sia adeguato rispetto alle necessità e alle evidenze che ci sono da parte degli studi dal punto di vista pedagogico. Quindi questo è un primo tema sul quale vale la pena di fare una riflessione. Sul tema della scuola digitale, io credo che uno dei fraintendimenti che c'è stato fino ad oggi è che digitale significa trasformare un processo analogico in un processo digitale senza ripensare il processo. Questo lo abbiamo fatto nelle nostre attività lavorative, questo lo pensiamo che si possa fare anche nell'ambito dell'educazione. Cioè, pensiamo che, ad esempio, alcuni dei processi analogici della nostra scuola possano essere trasformati in digitali senza ripensarli in quanto processi. Questo è un tema molto complesso, ma che si evidenzia anche in alcune attività della trasformazione, della trasmissione del sapere de visu in trasformazione del sapere attraverso la formazione a distanza. Anche in questo caso abbiamo pensato che fosse sufficiente il trasformare una lezione dal vivo in una lezione videoregistrata. Ma purtroppo abbiamo capito che questo non è sufficiente. Quindi per rispondere alla domanda rispetto all'investimento sulla scuola digitale in Italia, io credo che quanto è stato fatto non è sufficiente, anche perché a fronte di quello che è successo c'è una profonda accelerazione nella domanda di nuove competenze da questo punto di vista, di nuovi modi di vivere, e quindi credo che sia giunto il momento di fare una profonda riflessione da questo punto di vista, partendo inizialmente dalla formazione dei docenti. I docenti sono l'elemento centrale perché si possa trasferire una conoscenza diversa, con metodiche diverse ai nostri studenti. E naturalmente è necessario che ci sia una infrastruttura di collegamento, di connessione, ed è anche sempre più evidente, da questo punto di vista, questa esperienza così negativa di coronavirus, messo in evidenza questo elemento, quanto oggi si possa fare scuola non solo nell'edificio scolastico, ma lo si possa fare anche nelle nostre case,
nei musei, nelle fabbriche, e come queste modalità aperte di fare scuola ibride sono un elemento di modernizzazione del sistema dell'educazione. Per anni abbiamo pensato che le nostre scuole potessero diventare dei centri civici, che vuol dire essere collegate con il territorio entro il quale si sono sviluppate, si sono state realizzate. Oggi credo che ci sia la consapevolezza che la scuola la si può fare fuori dalle scuole. E credo che questa sia una grande opportunità che, correlata alla trasformazione dei processi in senso digitale, può creare una scuola in Italia di qualità che consenta alle nuove generazioni di avere una preparazione adeguata rispetto a quelle che saranno le domande dal punto di vista del mondo del lavoro e gli strumenti che verranno richiesti alle nuove generazioni nel momento stesso in cui entreranno nel mondo del lavoro. Teniamo presente che i bambini che hanno iniziato la prima elementare nel 2019, termineranno le scuole medie nel 2027, le scuole superiori nel 2032, l'università nel 2037. Io mi auguro che molti di loro raggiungano questo obiettivo. Ebbene, di che cosa avranno bisogno questi bambini di oggi per entrare nel mondo del lavoro nel 2037? Quali sono le competenze, le conoscenze prime, le competenze di cui avranno bisogno? Questa è la vera priorità del nostro Paese. Questo dovrebbe essere il primo impegno del Paese per avviarlo verso un recupero di una eredità che è stata importante nei secoli passati, ma che sembra che abbiamo dimenticato nell'ultimo secolo. Grazie. Grazie, grazie professor Profumo. Dottor Posso? Sì, sì, prego, prego assolutamente, don Giulio. Mi è venuta un'idea rispetto a quanto dicevano il dottor Profumo e il dottor Bono. Proprio partendo dalla situazione che vedo concreta in questi giorni, delle famiglie che si trovano a casa a fare questa scuola digitalizzata, che come diceva il dottor Profumo è semplicemente registrata via video o quant'altro, che è semplicemente un modello spostato. Secondo me, proprio per passare, come diceva il dottor Buono, a un paradigma di condivisione, l'attenzione non è da mettere in questo momento sui bambini, ma guardare ai bambini con quella che è, nella situazione in cui siamo, la struttura delle università. Attualmente i giovani stanno andando in università a studiare qualcosa per un lavoro, per un mestiere che non esiste ancora. Che cosa faranno da grandi? Non esiste ancora il mestiere che faranno. E allora l'università non è la preparazione a fare quel determinato lavoro, ma è semplicemente e molto più profondamente la formazione del dover dare una cassetta di attrezzi tale per cui io imparo a ricercare, imparo ad analizzare, imparo a mettere le situazioni una vicino all'altra. E allora, se questo modello entra anche nella scuola dei ragazzi, cambiamo struttura e cambiamo davvero e facciamo davvero una rivoluzione culturale. A questo punto, dando una cassetta degli attrezzi, ognuno poi, come diceva il dottor Bono, mette in gioco le sue abilità, che non è questione di fare tanto o poco, perché fare tanto o poco vuol dire già mettere la misura di chi è di più o chi è di meno, ma è ognuno deve dare il tutto, quello che dicevamo prima di benessere o di essere bene è quella responsabilità per cui uno è chiamato a rispondere di quello che gli viene chiesto e risponderne lui stesso delle conseguenze se fai o se non fai le cose. E proprio per questo, allora, visto che si citava il mio padrone prima, quel tale Gesù Cristo, che sicuramente è stato un modello di organizzazione societaria, anche se nell'elite che ha scelto uno l'ha fregato, l'altro gli ha portato via la cassa, gli altri sono scappati tutti, come scelta di personale non è stato un granché, poteva fare anche meglio, però i risultati sono notevoli, visto che dopo 2000 anni la sua holding è l'unica holding che è
al momento duri più di 2000 anni. A parte la battuta, una cosa che c'è nel Vangelo, che spesso si confonde, è questa, che l'uguaglianza genera giustizia, ma la differenza genera fraternità. Perché solo nel momento in cui c'è la differenza della qualità e della coscienza di quello che uno ha, nasce la fraternità. Perché allora io divento colui che mi appoggio a qualcun altro e divento colui anche che deve accudire qualcun altro. Ma nel momento so anche che quello che è più piccolo di me, se io lo metto sulle mie spalle, vede più lontano di me. E questa è la scelta che noi spesso non siamo capaci di fare, perché noi vediamo sempre una impostazione a welfare. Io ho di più, devo dare a te che hai di meno. No, il problema è, e qui ci sarà la vera rivoluzione elitaria, l'elite è chi sa prendere quello che ha di meno, che è più piccolo, metterselo sulle sue spalle e dirgli guarda più lontano di me, perché altrimenti i numeri 2 sceglieranno i numeri 3, i numeri 3 sceglieranno i numeri 4, i numeri 4 sceglieranno i numeri 5 e si arriva a quello che si era detto prima, a una mediocrità. E allora, ripartendo dall'inizio, è proprio secondo me la responsabilità delle famiglie, la responsabilità della scuola, quella di insegnare a porsi delle domande. Tutti spesso diciamo che tutti cerchiamo risposte, ma il destino si gioca anche e soprattutto sulle domande che uno pone e sulle domande che uno trascura. Perché le risposte ormai non le sa dare più nessuno. Cambia tutto talmente veloce che non le sa dare più nessuno. E il problema è porre le domande e capire quali domande uno pone e quali domande uno esclude, e qui si gioca davvero la possibilità del giocarsi tutto, sia questo tutto una cosa relativa o una cosa di più evidente o meno evidente. Posso brevemente? Prego, professore. Io sono molto d'accordo con Don Giulio. Quando io dicevo che la scuola deve soprattutto insegnare ad imparare, volevo dire le cose che ha detto Don Giulio. Poi le competenze si imparano nel corso della vita. Con il dottor Bono noi abbiamo un'idea che il mestiere lo si impara all'interno delle aziende. Se uno è ben attrezzato, ha ben quegli attrezzi di cui parla Don Giulio, poi è facile passare da un mestiere a un altro. Ed è un impegno sociale delle aziende insegnare quel determinato mestiere. Una volta questa cosa era meno importante, perché la conoscenza durava per tutta la vita e quindi la permanenza in un luogo della vita era lungo, 35, 30 anni. Adesso e nel futuro questo non sarà più vero. Allora, maggior ragione, ha ragione Don Giulio quando dice che dobbiamo avere la cassetta degli attrezzi, e ha ragione il dottor Bono quando dice che devono essere le aziende che si attrezzano ad insegnare le competenze specifiche di quel determinato lavoro. Allora questo diventa un modello interessante, un modello in cui ciascuno aiuta gli altri a continuare a crescere e a mantenere con quelle competenze che gli consentono di avere una qualità di vita buona. Grazie mille professore. Posso aggiungere, scusate. Prego. Ecco, non abbiamo parlato, tutto a me è sfuggito per la verità, ma lo butto lì, non voglio fare una predica, del modello dei consumi. Con questo modello di consumi, anche questo è un modello sbagliato, per cui l'elevazione sociale non è vista come elevazione della dignità dell'uomo, della propria dignità, del proprio appartenere a un'armonia globale dove ognuno deve dare quello che può dare, ma è visto per avere quei consumi che gli altri hanno. Beh, questo, se noi continuiamo a rincorrere i consumi, la società andrà sicuramente da un'altra parte rispetto a quella che dovrebbe andare. Il modello dei consumi oggi, e lo vediamo, caro Don Giulio, in Lombardia, questo ci ha portato, questa pandemia ci ha portato a vedere che certi modelli di vita che in qualche modo vengono
ci sono stati proposti e ci vengono proposti tutti i giorni, basta vedere televisione, mia bella, bene, secondo me li dobbiamo cambiare. Dottor Battistoni, quindi alla luce di questo dibattito bellissimo fino adesso, modello di consumi, rivoluzione culturale, rivoluzione industriale, competenze, lo stare a scuola per tutta la vita, il benessere all'essere bene, ai talenti, il suo modello, il modello al quale lei si ispira, come lo decliniamo nella pratica? Come capita sempre in questi tavoli così importanti, dove gli interventi fanno nascere nuove idee, ho cambiato completamente la scaletta del mio secondo intervento perché voglio rispondere singolarmente a tutti i singoli. Proprio per questo, perché qui abbiamo tutti i soggetti che possono dare una mano a questo paradigma. Quindi abbiamo, parto dal dottor Bono, con cui mi lega questo rapporto di discussione e di confronto, perché ho sempre apprezzato la sua concretezza nel realizzare le cose e il suo modello di formare anche il capitale umano poi all'interno, cioè, e su questo condivido molto assieme anche al professor Profumo. E quindi il modello di fatto, il perché della mia riflessione rispetto alla piramide dei fabbisogni di Maslow, poi da cui nasce, è che in qualche maniera poi quando vado a declinare i 7 ambiti strategici che lo Stato deve tenere di interesse nazionale, si ritrovano tutte le tre, diciamo, in questo momento queste tre visioni che i soggetti qui al tavolo hanno portato. L'aspetto empirico, diciamo, dall'aspetto empirico e dalla pragmaticità, quindi noi dobbiamo capire esattamente qual è il futuro che vogliamo andare e poi in maniera semplice e pragmatica porre rimedio e costruire una politica. Quindi quando noi pensiamo e evidenziamo un problema dato da un indicatore, quando vediamo che la società ha un problema, non dobbiamo porci 1000 domande, ma dobbiamo capire quali politiche intervengono a risolvere. Faccio l'esempio che stiamo facendo anche con il lavoro di questi mesi, che mi vede coinvolto, è la prima politica, che è quella della generazione equo e sostenibile dei territori e delle città. Motivo per cui io e il dottor Bono abbiamo fatto il primo incontro. Non è una politica che poi porterà anche a un nuovo asset, porterà a tante altre cose rispetto alle infrastrutture del paese, ma in realtà nasce da un bisogno sociale, e qui mi collego alle parole di Monsignor, di stare bene, cioè di essere nel bene, e che fra 5 anni o noi cambiamo il modello degli stili di vita nelle aree urbane, o noi non saremo in grado di avere le risorse per il diabete infantile o giovanile. Cioè questo è un approccio pragmatico, cioè non possiamo prendere in considerazione questo, e quindi dobbiamo trasformarle. Non è dando risorse al sistema sanitario che facciamo questo, ma ponendo in campo altre azioni. E queste azioni poi dopo portano, siccome si valuta l'impatto all'SROI, quello che è l'impatto sociale di queste, portano un valore anche aggiunto. E abbiamo dimostrato in quella politica che a fronte di 1 euro, 3 è ritorno in termini economici e edilizi, cioè 1 euro vale 3, ma altrettanto siamo in grado di generare l'impatto sociale. Questo anche riducendo un'economia di spesa, no? Dall'altra parte. Poi il tema toccato da Monsignor, la piramide di Maslow termina con l'autorealizzazione del singolo. Io credo che il modello nostro sia quello di una comunità che si deve esprimere e deve realizzarsi, non di un singolo a fronte di. È ovvio che, e quindi il benessere, ma comunque l'equità, il concetto dell'equità rispetto a una comunità. Quindi il nucleo è un nucleo ben più ampio, quello di una comunità. E l'abbiamo visto, come appunto ha detto Monsignor, in questo momento. Noi siamo oggi in una difficoltà drammatica, economica, ma siamo ancora qui perché un tessuto di relazioni sociali, di welfare, di volontariato, ha comunque tenuto o sta tenendo. Però non è all'infinito. Questo tenderà a... non possiamo farlo se non lo governiamo. Il motivo per cui la piramide di Maslow parla nei primi 2 gradini, i fabbisogni primari, il cibo, l'acqua, quant'altro, sono da preservare e bisogna farli con delle politiche, non si possono lasciare. Quindi un altro aspetto di creare un modello, io lo chiamo di sicurezza endogena, cioè abbiamo deciso che la globalizzazione è il nostro mercato, benissimo,
ed è giusto perché è una grande capacità anche per le nostre aziende, e la dimostrazione di Bono di pochi giorni fa. Gli altri vengono qua e lui va in America a conquistare una parte importante. Quindi è giusto lavorare sulla globalizzazione, ma sapendo bene di mettere in sicurezza la nostra economia, essere meno interdipendente da queste interconnessioni che poi rendono vulnerabile tramite delle esternalità il nostro sistema. E l'altro punto, che sempre fa parte degli ambiti strategici da mettere in considerazione, è quello sulle competenze, capitale umano e il trasferimento delle competenze, cosa che con il professor Profumo è il punto centrale della discussione. E trovo perfettamente, noi stiamo ragionando anche su questo tema della, proprio della prima fase dell'apprendimento, determinante, perché è proprio lì. Io ritengo che è collegato a quello che dice il dottor Bono, cioè l'esperienza, l'aspetto esperienziale dà la possibilità poi di essere creativi e anche di essere quindi soggetti utili e propositivi per il proprio sistema paese. Quindi, e questo siamo in grado adesso di farlo anche con un approccio, diciamo, passatemi il termine, olistico, cioè complessivo, che permette di ridurre anche tutte quelle esternalità negative che poi creano delle diseconomie. E poi vorrei ancora fare una piccola conclusione, perché in paese Italia racchiude all'interno di sé due grandi valenze, che è quella del territorio e della sua identità, e che sono il vero driver, secondo me, economico, che può portare a un concetto di una definizione, di un concetto di paesità. Quando io parlo di paesità, parlo di un concetto che porta con sé il concetto sì del territorio, dell'identità, ma anche tutte quelle relazioni che sono il fondamento, ripeto, di quel termine di coesione sociale, che perché non sia vuota, deve essere però dallo Stato e dalle politiche governata nel senso più ampio. E credo che questo può essere il primo punto su cui si basa un modello economico di una società globalizzata che vuole essere comunque forte e non di nuovo facilmente aggredibile da una pandemia, da un altro fatto esterno. Come intende proseguire nei prossimi mesi per la implementazione degli altri pilastri delle politiche, del rinnovamento delle politiche, delle scelte pubbliche in questo nuovo modello circolare che lei ha in mente? Ma allora, in questo non sono solo, ovviamente c'è anche la consigliera Filomena Maggino, che è la presidente della cabina di regia, con cui stiamo lavorando alacremente in questi giorni anche di crisi. Siamo impegnati su dei tavoli e la cabina ha riaperto, diciamo, la sua attività proprio per fare da sintesi anche in questa fase. Vi sono i tavoli della qualità della vita e degli stili di vita, che oggi, quando 14 mesi fa iniziavamo a parlare, eravamo, come dico sempre, nelle retrovie. Oggi siamo diventati in trincea, perché oggi si parla, rubo la citazione di una persona, di home working siamo ancora, non siamo nello smart working, abbiamo solo passato l'uomo a casa a lavorare, non abbiamo ancora capito bene. Oggi il tema che anche il professor Profumo declinava deve prevedere nuove forme dell'abitare, nuove forme dell'assistenza, e sono tutti temi che stiamo declinando all'interno delle politiche. Poi abbiamo tutto il tema della transizione energetica, che è un altro tema che ci sta a cuore, e in ultimo, ma non ultimo, perché nel modello è posto come secondo livello di questa piramide che porta verso a un concetto di benessere dell'umanità, è il tema del diritto ed etica dell'intelligenza artificiale, cioè quali saranno i paradigmi dell'algoritica che governeranno, che comunque ci tracceranno questo nuovo percorso. Questi un po' sono i punti su cui stiamo lavorando e abbiamo tracciato una via. Quello che io credo è che questo strumento, che poi vorrei dire è uno strumento tecnico valutativo delle politiche pubbliche, sia importante che rimanga strutturato per poter dar continuità a questo lavoro. Vorrei fare una domanda ad ognuno dei nostri ospiti, volendo usare anche, come dire, quasi un gioco. Se perché molti di voi lo sono nei fatti, anche se foste da qui a un mese un legislatore, qual è la prima cosa che fareste per attuare il cambiamento di cui stiamo parlando? Dottor Bono. Ho detto prima che io
abolirei le leggi per 3 anni, ma insomma era un paradosso. Le chiedo solo di essere breve perché siamo nei tempi. Grazie. Farei 3 cose sostanzialmente. Primo, abolirei gli studentati a vita. Quindi chi va all'università, dà il suo corso, può fare 2 anni di fuori corso come si faceva ai tempi miei e poi se non si laurea se ne va a casa e fa un altro mestiere. Perché se perdiamo gli anni più creativi della vita a stare sui banchi di scuola all'università senza produrre poi il risultato finale, mi sembra che sprechiamo. Poi un ritorno alla terra. Io sono nato nella terra e quindi mi sembra una cosa fondamentale. Io mi vergogno in questo paese a dire che insomma noi dobbiamo portare dalla Cina i pomodori. Faccio questo esempio dei pomodori, ma ci sono tante altre cose. Allora, oggi fare l'agricoltura vuol dire farla in modo meno faticoso rispetto al passato. E quindi, secondo me, espropriare tutte le terre che sono incolte e darle ai giovani, a chi li vuole lavorare. A chi le vuole lavorare. Mio nonno, che era un possidente, non un latifondista, mi diceva sempre che la terra è di chi la lavora, non di chi ce l'ha. Terzo, abbiamo un patrimonio che nessuno di noi considera, che è il patrimonio boschivo. Noi abbiamo rimboschito tanti in questi ultimi anni. Il legname è una delle risorse più importanti e che di più nel tempo mantiene e aumenta il valore. Anche qui i boschi, invece di lasciarli in mano ai cinghiali e alle bestie che ormai stanno diventando feroci, beh, insomma, forse è il caso che li coltiviamo anche i boschi. Anche questo è ricchezza. Queste sono misure che possono essere fatte da subito. Grazie, dottor Bono. Don Giulio, se fossi legislatore per un giorno o per una settimana, posto che poi ognuno di voi prende delle decisioni importanti, molto importanti ogni giorno, ma insomma. Don Giulio, il microfono. Scusate. Partendo, secondo me, dal concetto che l'etica sociale della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa era partita dal dire che il lavoro nobilita l'uomo, oggi forse dovremmo cambiare consonante e dire che il lavoro mobilita l'uomo, che questa è la vera etica. Per cui come prima legge, come prima cosa farei di tutto, farei un'operazione per i giovani che se ne vanno all'estero, i famosi cervelli in fuga, non perché non se ne vadano, secondo me il principio viene posto male, perché che un giovane vada all'estero a studiare e a lavorare è essenziale per aprire la testa e gli orizzonti, il problema è che non tornano, i cervelli sono in fuga ma perché c'è chiusa la porta di ritorno, e allora un'operazione per far tornare i nostri cervelli che sono andati all'estero, anzi è opportuno che vadano all'estero, ma poi che abbiano la possibilità di tornare. E questo all'inverso, cioè lo scambio generazionale, e dove la problematica delle pensioni, per cui i giovani dicono chissà se avremo la pensione, è anche il fatto di chissà se qualcuno degli anziani e super anziani che sono ancora seduti lasciassero il posto a qualcuno dei più giovani, cioè il rispetto della pensione dove c'è l'anziano, dove chi è alla maturazione arriva a prendere un giovane e lo accompagna nella struttura di una gestione soprattutto aziendale o industriale. Perché altrimenti si rischia che le grandi colonne che hanno sostenuto la nostra società e la nostra realtà, perché poi i giovani sono andati all'estero, alla fine o fanno i grandi fantasmi o non lasciano il posto, o alla fine si tentenna e quant'altro. Allora uno scambio generazionale dove i giovani portano l'innovazione, portano la capacità di vedere il mondo in modo diverso, ma la generazione dei padri insegna quella sapienza che viene dalla terra e che viene dalla vita che i giovani oggi non hanno più. Per cui questo scambio relazionale e generazionale, secondo me, è un gap da superare.
Grazie, grazie mille Don Giulio. Professore. Io credo che ci siano due temi sui quali darai la mia priorità. Uno è la semplificazione legislativa. Il dottor Bono ci ha dato un'indicazione, quella che in molti settori noi potremmo ritornare alla legislazione europea, da cui in realtà molte delle nostre leggi sono partite. Questo elemento ha un problema culturale, che è quello che questa iperlegislazione è dovuta alla mancanza di fiducia. Mancanza di fiducia dello Stato nei confronti del cittadino nei confronti dello Stato, dei cittadini tra di loro. E questa cosa qua è peggiorata con il coronavirus, perché oggi quando incontriamo una persona non sappiamo se ci possiamo fidare. Quindi questo diventa complicato. Quindi il primo tema è una semplificazione legislativa. Il secondo, che è messo in atto per esempio in Valle d'Aosta, è quella che si chiama la manutenzione legislativa. Cioè si lavora per 10 mesi dal punto di vista legislativo e si tiene l'ultimo mese dell'anno per chiudere i decreti correlati alle norme e il primo dell'anno per fare pulizia delle norme che sono diventate obsolete nel corso dell'anno. Io credo che questi due elementi, semplificazione e manutenzione, consentirebbero al nostro paese di velocemente rimettersi alla pari degli altri. Grazie. Questa cosa, professore, mi fa venire in mente che forse dovremmo essere sottoposti molto meno alla tentazione continua del breve termine o del ciclo elettorale, e che l'armonizzazione delle élite dovrebbe servire a creare uno stato solido in competizione democratica, cosa che purtroppo non abbiamo esattamente in questo modo. Carlotta, non so se volevi tu fare una domanda. Sono arrivate tantissime domande, devo dire, credo che sarebbe bene fare una seconda puntata. Facciamola, assolutamente. Io sono disponibile. Anche io, certamente. Ora, anche Don Giulio lo è, anche se c'è il microfono spento. Ok, vai, prego Carlotta. C'è un'ultima domanda, tra appunto le tante, per il dottor Battistoni. Chiede Caterina Berbenni, chiede: a livello di intelligenza artificiale, considerate l'etica, domanda complicatissima, come principio di base by design, cioè intende la correlazione fra intelligenza artificiale e società? Bella domanda. Guarda, quello che stiamo su questo tema stiamo facendo i primi passi da un paio di mesi su un aspetto determinante. Quali sono i paradigmi che devono governare questa nuova dimensione, questa nuova società che comunque dovrà affrontare il concetto di intelligenza artificiale come driver di sicuramente molte delle trasformazioni che vedremo dal punto di vista industriale, ma dal punto di vista anche della società. Quindi quello che ci stiamo ponendo rispondo con quello che ho ragionato in questi giorni. Io da 15 anni costruisco politiche pubbliche per i vari presidenti della mia regione e oggi qui sto facendo questa esperienza. E lo sto facendo su una base etica, una base di una morale che è quella che mi sto portando di questo a fine secolo, in qualche maniera. Oggi mi sto ponendo la riflessione, ma la mia costruzione delle mie politiche pubbliche, così come finora era stata costruita con dei pilastri, con la rivoluzione post-industriale, con tutto quello che sappiamo, è ancora sufficiente? Cioè ancora, parlando come dice Profumo, ho ancora gli strumenti? Sono giusti gli strumenti che sto usando? Quando parlo con Bono, col dottor Bono, penso, e magari da visionario, quando qualche volta sono un po' visionario, come dice lui, però mi dico, ma sto usando lo strumento giusto per fare la politica giusta? E quindi il tema è centrale, cioè l'intelligenza artificiale, finché punto dobbiamo governarla? Questo sicuramente sì. E quali sono i nuovi paradigmi
etici che devono sottenderne. Io ho citato nel mio modello l'algoretica, quindi è chiaro questa necessità, è un tema in cui stiamo dibattendo, che anche abbiamo cercato di portare anche a livello dell'attenzione della cabina di regia con degli interlocutori, per poter dare le basi poi di una costruzione di una politica pubblica, che è fondamentale. Non so, spero di aver risposto alla domanda. Grazie, credo che siano tutti più che soddisfatti. Vi ripeto, ci sono talmente tante domande che se avrete altro tempo a disposizione, no. Anche perché... Posso fare una chiusura allora? Certo, volevo solo dire che tra l'altro i tanti partecipanti sono rimasti collegati fino a adesso, quindi grazie, perché appunto il dibattito è stato talmente interessante, per sicuro ne facciamo tanti e non accade sempre che rimangano collegati per un'ora e quaranta, e quindi veramente straordinariamente interessante. Le lascio la chiusura, volevo ringraziarvi. Io voglio solo chiudere dicendo che a questo panel ho tutti i soggetti che sono utili per risolvere il mio paradigma, quindi spero che ci possiamo rivedere più volte, e penso che ci siamo tutti per poter dare un contributo. Quindi questo ringrazio, perché in questi momenti c'è un momento di crescita, almeno da parte mia e da parte di tutti, credo. Io ringrazio Carlotta Ventura, direttrice del Centro Studi Americani, ringrazio il dottor Bono, amministratore delegato di Fincantieri, Monsignor Giulio Della Vite, segretario generale della Diocesi di Bergamo, il professor Profumo, presidente di Acri e di Compagnia San Paolo, il dottor Battistoni, vicepresidente della cabina Benessere Italia di Palazzo Chigi. È stato veramente bello, emozionante ascoltarvi, e spero di avervi coordinato con delle domande giuste. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, il nostro pubblico, tutti gli uomini e le donne che si sono connessi, e un grande grazie ancora a Carlotta e al Centro Studi Americani. Grazie a voi, e vi dico soltanto che le ultime osservazioni che stanno arrivando e che chiedono di poter ricevere la registrazione del webinar per riascoltarlo con ancora più attenzione, quindi se poi ci autorizzerete noi le metteremo in onda, in linea sui siti, sul sito del Centro Studi. Sicuro. Grazie mille. Grazie a tutti, buona serata, buon weekend. Grazie buona serata a tutti.